Sotto Porta Show aspettando Dinamo Kiev Napoli in compagnia di Ciro Balzano del Napoligno. Ciao Ciro, ben ritrovato. Ciao Raffaele, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, come ci suggerisci il titolo di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato? Puntiamo il naso a nord. Lo puntiamo perché appunto c'è questo imminente match che appunto ci sarà domani fra gli azzurri e la Dinamo Kiev. Come stai vivendo questa attesa di questo primo match di Champions per gli azzurri? Ovviamente è un po' strano aspettare così tanto la Champions League, perché ovviamente l'anno scorso siamo stati in Europa League, quindi è un ritorno molto gradito da questo punto di vista. Sinceramente penso che la partita sia alla nostra portata. Certo, ovviamente bisogna valutare tutte le situazioni anche relative alla squadra. Perché il gioco c'è, ovviamente, su questo non c'è dubbio, quindi penso che ci sia una buona possibilità di portare il risultato a casa, anche se lo stadio, cioè diciamo in pratica queste squadre che abbiamo avuto nel girone sono particolari perché hanno degli stadi abbastanza forti, abbastanza calorosi, quindi ovviamente fuori casa questo gioca a favore loro, ovviamente. La Dinamo Kiev, sinceramente, è una squadra abbastanza alla nostra portata, vi ripeto, anche se effettivamente ha alcuni giocatori che bisognerebbe valutare meglio in campo, per esempio Vida, lo stesso difensore della Dinamo Kiev che abbiamo visto all'Europeo, è molto forte sui calci da fermo, per esempio. Quindi questo potrebbe essere un pericolo Le per palle inattive Napoli. assolutamente da tenere d'occhio, dici Sì, tu. penso che sia uno tra i più forti colpitori di testa, secondo me, nel girone appunto della Dinamo Kiev. Poi ovviamente c'è Yarmolenko che ha segnato pure, tra l'altro, l'ultima partita in Ucraina. Appunto nell'ultima partita ha segnato anche Yarmolenko. Ripeto, penso che sia alla nostra portata. Ovviamente i nostri auspici sono per la vittoria, ovviamente, però andrebbe bene anche il pareggio, ovviamente. Quindi la pensi anche come, diciamo, come l'amico Gennaro che abbiamo avuto prima ospite. Quindi meglio secondo te, cioè meglio, dici potrebbe accadere Sì, un infatti. pareggio, ecco. Potrebbe accadere perché ovviamente è la prima partita di Champions, quindi siamo ancora all'inizio stagione e quindi la preparazione di Sarri, come sappiamo, ha bisogno di tempo. Le squadre di Sarri iniziano a rilento per poi ovviamente nel corso della stagione dare il 100% indubbiamente. Questa è diversa rispetto alla partita col Palermo perché è ovvio. Abbiamo giocato benissimo con il Palermo, senza ombra di dubbio, però il Palermo quest'anno, ancora maggiormente più dell'anno scorso, ha difficoltà abbastanza palesi di gioco, quando difende, quando attacca, quindi è una partita completamente differente da quella del Palermo e quindi ci potrebbero essere sicuramente delle da questa partita, però cioè, dobbiamo anche credere nelle possibilità del Napoli, insomma, di Assolutamente, assolutamente sì. La domanda che ti faccio è: Palermo, Napoli, insomma, ha portato 3 punti molto preziosi in ottica, per il futuro, chiaramente per il proseguo del campionato, ma ha anche dato, grande, morale. Dicevamo, anche appunto prima con Gennaro, ci sono tutta una serie di meccanismi che vanno studiati per bene, tipo il turnover, magari anche il ritorno del pubblico al San Paolo e beh, tutto ciò si deve fare appunto con i risultati. E, quindi insomma, credo che diciamo
tutto ciò sia solo, come possiamo dire, ecco, diciamo di ottimo auspicio, ecco, insomma, per tutto quello che ci sarà in futuro. Tu punteresti su tutte e tre le competizioni, compatibilmente chiaramente con l'organico appunto che c'hai, oppure inizieresti a fare dei pensieri tipo: è il caso di pensare solo al campionato, alla Coppa Italia, oppure come fa appunto una grande squadra a pensare compatibilmente appunto con tutto quello che si ha a tutte e tre le competizioni? Raffaele, io penso che alla fine, analizzando bene la situazione, il secondo posto, il passaggio del turno del girone di Champions e almeno una semifinale, se non addirittura una finale, siano completamente alla nostra portata, in Coppa Italia ovviamente, Certo. siano completamente alla nostra portata perché abbiamo adesso dei sostituti alla lunghezza, anche se giovani, sempre. Però ovviamente bisogna vedere l'impatto di alcuni giocatori sul gioco del Napoli, perché non dobbiamo dimenticare anche le parole cause riguardo ai nuovi acquisti, anche perché appunto come ha fatto emergere dalle sue dichiarazioni è un organico sulla carta che potrebbe aiutare ovviamente la formazione titolare, però bisogna sempre averli al 100%. Abbiamo giocatori, per esempio adesso Giaccherini non è stato convocato, sia Giaccherini che Prince per problemi fisici, Maksimovic e Diawara sono fuori forma, Rog praticamente mi attesto sulle parole di Sarri ovviamente, non l'ha visto Certo, nemmeno certo. ancora giocare. Tonelli ha soltanto due allenamenti fatti settimana. Va bene dire che la squadra, cioè praticamente va bene dire che Sarri ha due squadre, però il problema è che bisogna vedere i tempi di recupero e di inserimento di questi giocatori all'interno dell'organico titolare, perché ovviamente ci sono dei lati positivi e dei lati negativi per quanto riguarda i singoli giocatori. Per esempio, Zielinski ovviamente è stato l'unico utilizzato maggiormente, perché ovviamente viene già dal campionato italiano e Esatto, poi esatto. lo conosce già. Quindi su questo la cautela di Sarri è anche una mia cautela da questo punto di vista. E poi perché non credere ad un allenatore ovviamente che li vede allenare giorno per giorno, vede la condizione fisica di ogni giocatore e più o meno valuta anche i tempi di inserimento. Quindi sicuramente, cioè io penso che il passaggio del turno sia alla nostra portata, considerando Assolutamente. che continuo a ripetere che le trasferte in Champions League sono più complicate rispetto alle trasferte in campionato, Certo. perché ovviamente Manca la stessa l'inserimento. Europa League come l'anno scorso, per intenderci. Sì, no, ma anche perché cioè, io penso che alla fine l'inserimento dei giovani vada bene, però ovviamente sono giovani che debbono acquisire anche molta esperienza. Termini sia di gioco dato con la squadra titolare e poi successivamente per quanto riguarda il fascino della Champions League. Quindi sicuramente dovremmo passare, cioè io mi auspico ovviamente, auspico il passaggio del girone della Champions League. Poi penso che durante il campionato dovremmo valutare già a partire dalla dodicesima, tredicesima giornata, le ambizioni del Napoli in maniera più concreta. Certo, assolutamente. Per quanto riguarda sempre la sfida di domani, perché minuto dopo minuto, oserei dire, ci avviciniamo a questa gara. Io personalmente la sto vivendo con la giusta tensione. Effettivamente non mi capitava da un poco, non perché non sia più interessato al Napoli, però ci sono partite e partite. Domani, in un ipotetico 11, ecco. Tutizzati anche tu, mettiti la tuta di Mister Maurizio Sarri. Chi schiereresti domani? E ti chiedo anche, secondo te chi potrebbe essere l'uomo, della partita, ecco, per quanto riguarda gli azzurri? Penso che la formazione sia quella più o meno quella più utilizzata da Sarri. L'utilizzo poi di Insigne
fine campionato ci fa pensare, mi fa pensare che verrà utilizzato poi Nesbitt nell'11 titolare domani a Kiev. Ovviamente anche Ljusai che veniva dalle passive qualificazioni dei mondiali, sostituito a maggio, quindi rientrerà anche lui e ovviamente giocherà all'Anna al posto di penso siano questi più o meno gli 11 titolari. Vi ripeto, io penso che alla fine dovremmo abituarci nuovamente a pensare ad un Napoli diverso, perché noi in tutti questi anni siamo stati abituati dalla presenza, praticamente alla presenza di un giocatore che era una prima donna, Sì. prima Cavani, poi Higuaín, e quindi confidavamo nelle loro prestazioni in quei momenti in cui sai benissimo le partite alle volte sono bloccate, quindi un lampo di genio di questi giocatori poteva far cambiare le risultati. Quindi io penso che ci sia da questo punto di vista un cambio epocale nella struttura dell'organico e del gioco del Napoli. Quindi sicuramente sarà un punto a favore del collettivo. Poi ovviamente Mertens credo che sia l'arma in più per quanto riguarda la fase offensiva, Certo. perché quando punta l'avversario lo supera la maggior parte delle volte, è molto piccante come giocatore in fase offensiva. È Penso che sia la una nostra condizione fisica strepitosa, ecco, insomma, l'ha confermato anche a gare in corso, fornendo l'assist del gol del terzo. No, ma anche dal punto di vista di morale lo vedo molto, molto, molto volentieri da questo punto di vista. Si vede la sua volontà di fare bene, la sua volontà di mettere in difficoltà Sarri per le scelte della settimana e della domenica. Quindi questa è una cosa positiva. Io continuo a ripetere che non ci debba essere questa considerazione del titolare e del sostituto, perché io continuo a pensare che Mertens e Tierney siano due giocatori che farebbero le fortune di qualsiasi club in Europa, e averli entrambi nel nostro organico ci deve tanto far felice, perché chiunque entra, ovviamente Insigne questo periodo non ha iniziato nel modo migliore, diciamo, la stagione, però già con la gara di Palermo, che è tutto un altro giocatore. Al di là delle sue estrosità della moda, diciamo così, più o meno Molto, molto particolare. E poi, fra l'altro, ricorderai Ciro, non è neanche la prima volta che si è tinto di biondo. preparato da questo punto di vista, però ovviamente se lega anche buonissime prestazioni, noi chiuderemo Può un anche occhio. mettersi la cre fare la cresta all'AMSIC, chi se ne importa. Da questo punto di vista, ti voglio fare le ultime due domande, Ciro, e poi ti lascio andare. A proposito di coppie, l'anno scorso, ecco, appunto, a proposito di Insigne, l'anno scorso la coppia che non scoppiava mai era quella composta dal Pipita Higuaín e appunto da Lorenzo Insigne, quindi erano assieme a Calleone, chiaramente. Quest'anno può essere, diciamo, la volta del duo Milik-Mertens? Riusciranno, secondo te, a, diciamo, a garantire tot goal e anche, chiaramente, delle prestazioni di ottimo livello? Sì, credo di sì, anche perché al di là della partita di Palermo, Milik per esempio ha i movimenti dell'attaccante, su questo non c'è dubbio, rispetto già al Gabbiadini si muove molto di più spalle alla porta, non è una sua debolezza, a differenza di Gabbiadini che ha alcune problematiche per quanto riguarda la posizione di prima punta. Anche se con il Palermo il primo tempo per esempio ha cercato di fare di tutto, però ovviamente rimaneva da solo tra i centrali del Palermo. Però vi ripeto, penso che la coppia sì, effettivamente Milik-Mertens sia una coppia tutta da scoprire da questo punto di vista, perché anche se Mertens a differenza
dobbiamo dirlo tutto, nell'ultimo periodo Insigne è molto più testato da questo punto di vista per quanto riguarda le conclusioni, anche da fuori dall'area di rigore, una caratteristica che tra l'altro era propria di Messi, infatti Insigne l'anno scorso per esempio è stato più cifra anche per quanto riguarda gli altri. Certo. Però ti ripeto, penso che Mertens stia davvero dimostrando di essere cresciuto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché non tutti i giocatori, e questo bisogna evidenziarlo, non tutti i giocatori accettano di essere considerati dei sostituti, anche perché lo sappiamo benissimo, a Napoli è difficile. A Napoli la maggior parte dei giocatori viene per giocare in titolare. È vero. Basta ricordare molti nomi che sono stati a Napoli, molti giocatori che non accettavano la panchina da questo punto di vista. Quindi la professionalità di Mertens è sicuramente una cosa positiva per tutto l'organico, perché ha accettato, al di là dell'occhiata poco amichevole nei confronti della panchina dopo i Bulls, penso che Mertens sia un professionista, abbia accettato la panchina molto più di Insigne. Sì. Però ti ripeto, cioè, penso che Mertens sia l'arma in più sia in questa trasferta, ma soprattutto in tutta la stagione del Napoli. Per Milik mi riservo ancora qualche partita di valutarlo nel tempo, sì. Perché ti ripeto, i numeri ce li ha, ha un bel sinistro, cioè, sono d'accordo, ha una buona progressione, sa coprire gli spazi, sa far salire la squadra, far aspettare l'inserimento del centrocampista, senza un raggiunto. Però ovviamente bisogna valutare un periodo molto più ampio le sue prestazioni. Sono d'accordo, anche perché poi ho già sentito, non so se hai avuto modo di ascoltare anche tu, qualche giudizio effettivamente un po' troppo affrettato nell'ultimo periodo, tipo, che ne so, col Milan ha segnato quei due gol, avete visto, abbiamo trovato il sostituto. Ma alla fine dovremmo essere abituati a questi casi, esatto, estremi, diciamo, in pratica è l'esatto opposto col Palermo. Purtroppo è il tifo, sono cose passionali, quindi ovviamente ci si esalta e poi successivamente ci si deprime per il cambiamento della vita. Però ti ripeto, sono molto fiducioso da questo punto di vista, perché gioca espresso è una caratteristica, quella caratteristica di Sarri è una sicurezza da questo punto di vista, però ovviamente ci sono margini di miglioramento. Beh, speriamo che appunto questi margini di miglioramento si possano notare sempre di più, non solo con quelli che chiaramente stanno giocando abbastanza spesso, ma anche chiaramente io sono curioso anche di vedere Rog, Diawara e anche chiaramente diciamo in generale tutti i nuovi acquisti. Ecco, insomma, io sono molto curioso di vederli all'opera con la nostra maglia. Per il resto, chi vivrà vedrà, come si suol dire, no? Ciro, io voglio ringraziarti, ci ritroveremo anche nelle prossime occasioni e quindi, per il resto, sempre e comunque, forza Napoli! Sempre forza Napoli, grazie e grazie Ciro, a presto! A presto, ciao Raffaele!